Medicina e tecnologia, biologia e fisica. Sono 13 gli esperimenti di matrice italiana di cui si occuperà l'astronauta Paolo Nespoli durante la missione Vita sulla Stazione Spaziale Internazionale. I loro risultati contribuiranno alle cure per numerose patologie, aumenteranno la nostra conoscenza dello spazio e saranno utili a preparare le missioni di lunga durata del futuro, a partire da quella dell'uomo su Marte. L'agenzia Dire li racconterà uno per uno con interviste ai responsabili e visite ai laboratori in cui sono nati. L'esperimento di cui ci occupiamo questa settimana è MiniEuso. Una squadra internazionale di 200 persone provenienti da 16 nazioni lavora alla realizzazione di questo telescopio che guarda l'ultravioletto dalla stazione spaziale sotto la responsabilità di Marco Casolino dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Da una finestra del modulo russo Zvezda della stazione, MiniEuso scatterà con un alto livello di definizione foto notturne della Terra, comprese quelle di meteoriti che ne attraversano l'atmosfera, con l'obiettivo di catturarne le emissioni. Non solo, contribuirà anche a catalogare i detriti spaziali che circondano il nostro pianeta. I dati saranno portati a terra direttamente dagli astronauti, per questa occasione anche postini, e saranno messi a disposizione di tutti. Il professor Casolino ci spiega i dettagli nel laboratorio del Dipartimento di Fisica dell'Università Tor Vergata, in cui viene preparato alla partenza MiniEuso. Dunque, MiniEuso è un telescopio e stiamo costruendo con tanti collaboratori. Abbiamo qui dei collaboratori russi, francesi, Pavel Klimov, Filip Gorodetsky e Alexander Belov. È un telescopio che guarda l'ultravioletto dalla stazione spaziale. Per la prima volta vedremo le emissioni terrestri nell'ultravioletto di notte, quindi faremo delle immense foto della Terra, delle emissioni per esempio dei batteri, del plankton, del marino. Vedremo le meteoriti che bruciano l'atmosfera, cercheremo detriti spaziali e anche raggi cosmici di ultra alta energia dallo spazio. Sarà all'interno della stazione spaziale, quindi abbiamo due lenti di Fresnel fatte con i colleghi giapponesi, una struttura, una superficie focale come una telecamera, solo che invece di fare una foto ogni 24 foto al secondo ne facciamo 2 milioni al secondo e vediamo il singolo fotone, cioè quindi è estremamente sensibile, in grado di vedere questi piccoli effetti di bioluminescenza o di rientro di questi meteoriti nell'atmosfera e poterli catalogare. Le immagini catturate come arriveranno a terra? Allora, per semplicità, anche per svilupparle in maniera più veloce, questo è un oggetto sviluppato da 16 nazioni, è una collaborazione immensa, ognuno fa un pezzettino, le immagini vengono, tutti i dati vengono memorizzati su memorie USB. Già l'abbiamo fatto tanti anni in passato, queste qui erano le vecchie carte PCMCIA, ma fondamentalmente questo è una borsetta fatta anche questa in casa, questa credo l'abbia fatta addirittura mia moglie. La riempiamo di memorie USB, appunto queste sono quelle vecchie, 500 MB, adesso sono 500 GB, le inseriamo dentro MiniEuso e chiediamo agli astronauti poi di riportarcele a terra e poi ne analizziamo i dati. Ovviamente un campione di dati piccolo viene trasmesso anche a terra per essere sicuri che tutto funziona, per fare un'ottimizzazione dei parametri funzionali, però il grosso dei dati, anche per non saturare la telemetria della stazione spaziale, viene fisicamente portato dagli astronauti a terra. I dati raccolti tramite MiniEuso a cosa serviranno? A chi serviranno? A noi, tanto per cominciare, però diciamo l'idea è di mettere a disposizione di tutti, perché è un progetto focalizzato allo studio dei raggi cosmici, ma interdisciplinare, perché appunto vogliamo vedere bioluminescenza del plankton, quindi biologia marina, vogliamo vedere meteoriti, quindi studio di meteoriti e di corpi celesti, di detriti, per cercare anche di mitigare il problema dei detriti spaziali. Sono per tutti e quindi verranno anche messi a disposizione di tutti, e quindi i dati verranno analizzati, ripuliti, ovviamente, perché non è che il dato così com'è è fruibile da tutti, però viene ripulito, analizzato e poi messo a disposizione su dei server, ad esempio all'ASI già abbiamo altri dati di altri strumenti spaziali che siano appunto per tutti, appunto, perché solo così si riesce a sfruttare appieno le informazioni, perché magari ci possono venire idee che a noi neanche sono venute di obiettivi scientifici differenti. Per costruire uno strumento come MiniEuso quanto tempo ci vuole? Dunque ci sono circa 200 persone che lavorano su questo oggetto. Il vantaggio di questo strumento è che utilizza la stessa tecnologia su più
fronti. Abbiamo un telescopio più grande, cioè la superficie focale è la stessa, ma la lente è, sono lenti di un metro fatte dai colleghi giapponesi, che è nello Utah, nel deserto dello Utah. Uno che abbiamo lanciato pochi giorni fa dalla Nuova Zelanda su pallone, un volo stratosferico, anche quello cofinanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana, che volerà nell'emisfero sud per vari mesi, sempre se il cielo ci assiste. E quindi ci vogliono anni per sviluppare questa tecnologia. Abbiamo fatto anche un volo finanziato dal CNES, quindi ci vogliono anni, però una volta che uno poi riesce ad avere l'elettronica, l'ottica, gli strumenti, poi ne possiamo costruire vari in pochi mesi, sempre fondi permettendo, che quello è l'altro grosso problema. Sulla stazione spaziale, in che modo gli astronauti interagiranno con Minieuso? Dunque, questo appunto andrà su nell'ambito della missione Vita di Paolo Nespoli, quindi l'idea è che Paolo Nespoli, anche gli altri astronauti se lo vogliono, lo dovranno montare su una delle finestre del modulo russo Svezda, che guarda verso Nadir, cioè verso la Terra. Quindi lo devono prima montare, poi accendere, calibrare, poi dare un'occhiata ai dati di massima, appunto, per vedere che tutto funzionante, trasferirne una parte a noi, e poi, se avranno tempo e voglia, perché sappiamo che il tempo astronauta è limitatissimo, ma se appunto nel tempo libero sono interessati, possono anche guardare queste immagini della Terra nell'ultravioletto. Le prime applicazioni derivanti dai dati di Minieuso, per quando le possiamo attendere? Dunque, i primi risultati scientifici, magari qualche mese, diciamo 6 mesi dopo i primi dati che otterremo. Diciamo, le prime immagini, le prime foto possono essere rese disponibili da subito. Come applicazione, cioè come risultato scientifico, appunto qualche mese ci vuole. Come applicazione pratica, ad esempio quella dei detriti, ovviamente è una strada che richiede decenni, però questo è il primo passo della strada, e quindi poi è chiaro che ci vuole del tempo, però direi che nel primo anno dalla missione sicuramente avremo i primi risultati.